A bordo di un elicottero della Marina stiamo arrivando sulla portaerei Garibaldi al largo delle coste libiche, schierata in prima linea sul mare, impegnata nelle operazioni contro il regime del colonnello Gheddafi. Gli aerei della NATO, decollati anche dalla Garibaldi, hanno compiuto fino ad oggi 10.000 missioni, compreso 3.950 bombardamenti su obiettivi militari in Libia. Fronte alle coste libiche e alle mie spalle si sta svolgendo un'esercitazione, un abbordaggio per mantenere, garantire l'embargo e far crollare il regime di Gheddafi. Non è da escludere questa ipotesi che i profughi vengano usati per distrarre le unità della NATO dalla loro missione principale. Comunque il mandato nostro non è di seguire i profughi, ma abbiamo un mandato ben preciso. Ciò non toglie che qualora dovessero avere bisogno, perché sono in pericolo di vita, le unità della NATO interverranno. La mente è molto concentrata, ciò che dobbiamo fare, siamo ben addestrati e ci sentiamo pronti a fare ciò che facciamo, quindi nel momento in cui mettiamo l'equipaggiamento a volo e saliamo in aereo, mettiamo in moto, siamo assolutamente concentrati. Allora, a casa sanno quello che stiamo facendo qui e sanno che è una cosa fondamentale. La nostra presenza qui è molto importante, siamo all'interno di una struttura internazionale, quindi siamo qui per difendere quella che è, per portare avanti quella che è la risoluzione delle Nazioni Unite.